innamorato perché nel mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo è Nazareno. Sentiti amato, sentiti amato da Gesù, sentiti amato da Gesù, sentiti amato, sentiti amato da Gesù. Alto. Ma tu ti senti amato da Gesù? Amen. E allora canta conmigo. Chante. Con lo spirito, con l'anima. Che in inglese è soul. Dice, da qua nasce la soul music. Canta con l'anima, ringrazia il Signore. Canta. Non c'è bisogno di avere una voce da Sanremo. Devi cantare col cuore, con la fede. Un cuore che ha ringraziamento. Hai grazia dentro di te, senti che sei stato graziato, senti. Sentiti amato da Gesù, sentiti amato. Sentiti amato da Gesù, sentiti amato. Sentiti amato da Gesù. Innamorato di lui, innamorato perché nel mio cuore oggi ho scritto Gesù Cristo è Nazareno. La guardia che naviga sul mare, e Gesù Cristo è il capitano. E c'è una guardia che naviga sul mare, e Gesù Cristo è il capitano. I marinai che si andavano a fianco sono inondati dal suo immenso amore. I marinai che si andavano a fianco dal suo immenso amore. Gerusalemme, che bella sei, di oro e di cristallo. Gerusalemme, che bella sei, di oro e di cristallo. Perché lei è d'oro e di cristallo. Perché lei è ogni cristallo. Amen. Amen. Accomodati. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Questa mattina lo Spirito Santo ci ha dato un argomento che voglio affrontare anche questa sera. E ci ha parlato, ci ha guidato su che cos'è la carne. Che cos'è la posizione carnale, lo spirito carnale. E l'Apostolo Paolo che scrive nella lettera ai Romani, al capitolo 8, ai fratelli. Cioè, è una lettera indirizzata a noi, quindi, è una lettera che ancora oggi ha il suo valore, è attuale. Tutto ciò che è scrittura ancora è attuale oggi. Quindi, e in questo capitolo egli parla della condizione carnale, che è una condizione, una posizione dell'uomo, del figlio di Dio, dei figli di Dio, dei credenti, che perché noi nasciamo e abbiamo una natura carnale, abbiamo una natura per nascita, per DNA, c'è la natura del peccato che nasce con noi, è in noi, è in ognuno di noi. Ma il Signore Gesù è venuto morendo sulla croce
ci ha dato la possibilità di vincere ciò che prima non poteva essere vinto. Dice che prima questa natura aveva la vittoria sull'uomo, aveva il dominio sull'uomo, talché l'uomo non ha potuto, il figlio di Dio, il popolo di Israele, non riuscì a mettere in pratica ciò che è l'indirizzo di Dio, l'ordine di Dio, il vecchio patto. Dio diede attraverso Mosè la legge, ma la legge nella natura dell'uomo non c'è stata la possibilità di metterla in pratica, impossibile. Questa è, diciamo, la risultanza, questa è la verità. Quindi noi c'è una natura che è contraria alla natura di Dio, contraria alla legge di Dio. In ognuno, tutti coloro che anche che credono, non perché uno ha creduto, è stato battezzato, e ho detto stamattina perché siamo stati battezzati, ora noi siamo, come dire, lievitiamo, cioè camminiamo sospesi nell'aria. No, noi siamo su questa terra. Tu credi che Gesù Cristo è morto sulla croce per te? E ancora di più è risorto per te? Questa è la condizione primaria per entrare nel regno. Primaria. Dice, se non nasci di acqua e di spirito non puoi entrare nel regno, dice il Signore a Nicodemo, o no? Il regno di Dio è sulla terra, cioè il potere di Dio è sulla terra. Gesù l'ha portato, noi lo possiamo vivere. Tu puoi vivere il regno di Dio. Il regno di Dio significa un regno di pace, di giustizia, la liberazione del peccato, la liberazione dall'ansia, dalla sollecitudine, dalla paura, elemento principale della morte. Lode Gesù Cristo. Però noi combattiamo, abbiamo un nemico. Abbiamo un nemico dentro, è dentro di noi, la natura nostra. Ma questa natura può essere sottomessa se camminiamo per lo Spirito, se crediamo nello Spirito e camminiamo per lo Spirito. Questa natura viene sottomessa, cioè viene schiacciata e non ha il potere. Però dice, se camminiamo per la carne e adempiamo tutti i desideri della carne, allora alimentiamo quella natura che, credendo in Gesù Cristo, passando attraverso il battesimo, dice che è morta. Cioè, Gesù ha decretato la morte di questa natura. Però noi la facciamo vivere, sta a noi, quindi, fare vivere questa natura o farla vivere o non farla vivere. In sostanza questo ci dice questo capitolo, che sta a noi fare morire le opere della carne, qualcosa che già Gesù ha portato sulla croce e ha crocifisso, quindi è morta, o noi a farle rivivere ciò che è morto. E dice che chi vive secondo la carne, dice, voi morrete. Questa parola, voi morrete, io nello Spirito, lo Spirito Santo me l'ha fatta vedere cosa significa. E cioè, voi vivrete ciò che va a morire, la maledizione. Chi vive secondo la carne, no? Conoscendo la verità, vive secondo la carne, vive la morte, dice. Vive, dice, voi morrete. Viene toccato dalla morte, cioè dalla maledizione, le cose vanno verso la morte. Che cos'è? È come dire una parabola che tende a finire, no? Giunge con la risultanza morte, finito. Dice, voi morrete, quindi se vivete secondo la carne, quello che noi viviamo viene toccato da questo spirito della morte.
cioè viene toccato dalla maledizione, le cose vanno male, le cose non vanno, cioè lode Gesù Cristo. Perché ciò a cui la carne ha l'anima è morte. Perché se noi camminiamo seguendo e alimentando questa natura, dice morte, è la morte. Se noi vogliamo parlare scientificamente, che cos'è la morte? È qualcosa, quando un elemento muore, vedi che regredisce, c'è una regressione e poi si giunge alla fine. Quell'elemento muore. Dice che noi veniamo e viviamo la morte, cioè attiviamo un processo che tende a fare morire. Questo significa. Cioè, quando noi viviamo la carne, la alimentiamo con le nostre, dando, come dire, sfogo a ciò che è lo spirito della carne, no? Il desiderio, le concupiscenze, che cos'è la carne? Questa natura spirituale non sta parlando del corpo fisico, sta parlando della natura. E se noi l'alimentiamo, dice, alimentiamo il processo di morte. Questa è una verità, non così, santissima verità, lode Gesù Cristo. Quando noi alimentiamo ciò che è l'elemento carnale, attiviamo processi di morte. Lode Gesù Cristo. E quindi questa attivazione, chi è che la fa? Noio, nosotros, tu. Chi attiva il processo di morte? Siamo noi, con la nostra fede, con le nostre azioni. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte. Ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio. Cioè, non solo, alimentiamo una natura che è contraria al Signore. E quindi elementi di ribellione alla volontà di Dio che noi stessi alimentiamo. Dice, chi è che l'alimenta? Dice, perché? Noi stessi alimentiamo, dando sfogo ai desideri della carne, alle concupiscenze, di questa natura spirituale, che è la natura di peccato che ci viene trasmessa da Adamo in poi, ognuno di noi. Ma Gesù, morendo sulla croce, l'ha vinto. Sai qual è la grandissima, meravigliosa verità, qual è l'Evangelo, quello che noi predichiamo? Che egli ha vinto ogni cosa, ha vinto la morte sulla croce, quindi anche questo spirito della carne che domina l'uomo. Lode Gesù Cristo. E come l'ha vinto? Attraverso la fede in lui. Se tu credi in lui, se noi attiviamo la fede in lui, cioè accendiamo la fede in lui e iniziamo a mettere in pratica ciò che sono le azioni di fede, perché la fede poi va praticata, attiviamo il processo di vita. A me quello che mi interessa è capire come attivare il processo di vita per ognuno di noi. Lode Gesù Cristo. Ti interessa essere nel processo di vita del Signore? Lui ha un progetto di vita. Lui è venuto e ha portato un progetto di vita per ognuno di noi. E ci vuole inserire in questo progetto. Dice, noi che siamo tendenti alla morte, per natura moriamo, inclina al peccato, eccetera, egli ci vuole innestare nella vita. Questa è
la verità. Questo è l'Evangelo. Lode Gesù Cristo. È condivisibile, è desiderabile, ti interessa, cioè hai i desideri della vita o vuoi dare sfogo a ciò che produce morte nella tua vita? Ogni volta che noi attiviamo, questo lo dobbiamo sapere, questa è la verità, Gesù è venuto e ci rivela, ogni volta che noi attiviamo gli elementi che danno sfogo, fanno crescere questa natura, attiviamo processi di morte, processi di maledizione. Lode Gesù Cristo. Egli è venuto per metterci nel suo progetto di vita. Signore, grazie, io dico Signore, per grazia, non è perché siamo chi è bravo, chi è bello, chi è... niente, per grazia, salvate per grazia. Siamo qua per grazia, chi è presente, chi ascolta, per grazia ricevuta. Perché Egli gli è piaciuto così, salvarci mediante la predicazione, la pazzia della predicazione. E noi che abbiamo creduto siamo qua, noi che crediamo entriamo in questo processo. Vedi? Sembra strano, ma Gesù ci ha innestati nel processo di vita attraverso la pazzia della fede. Ma la logica umana non è umana. Dice che l'intelligenza umana non può capire le cose di Dio, quindi non ti accostare. Dice, no, ma io, pastore, se io non... spiegami, dammi una spiegazione. Se tu non apri, ti do la spiegazione. Come Gesù disse a Nicodemo, capitolo 3 di Giovanni, a Nicodemo, se non nasci di nuovo. Ma quello era un uomo di legge, un anziano del popolo, uno che aveva conoscenza, uno che credo che, siccome la legge per loro era la vita, penso che conosceva pure i punti e le virgole, i puntini pure. Ma non era salvato. Quella conoscenza non l'aveva salvato, quella conoscenza non gli aveva dato di vedere le cose di Dio. Però lui aveva il desiderio. Hai tu il desiderio? Hai tu fame delle cose di Dio? Ti interessa il desiderio? Bene, questo è importante, desiderare le cose del cielo. Desiderare, perché se noi lo desideriamo, entriamo nella vita, nel processo di vita. Lode Gesù Cristo. Che Egli ha vinto sulla croce per noi, che Egli ha compiuto sulla croce per noi. Lode Gesù Cristo. E poi dice, poi lo leggiamo a casa, io, visto anche l'orario, voglio prendere gli spunti più importanti. Al versetto 9 dice: voi non siete nella carne ma nello spirito, cioè voi che credete, voi siete nello spirito. Cioè, noi siamo chiamati a vivere lo spirito, non nella natura carnale. Lode Gesù Cristo. Voi, noi siamo chiamati a vivere la natura dello spirito. Cioè, tu vuoi stare bene? Vuoi ricevere i doni di Dio? I regali che Egli ha acquistato per noi, li vuoi vivere? Devi vivere lo spirito, cioè nella condizione dello spirito di Dio. Egli ci sta invitando a camminare nello spirito, a fare le opere dello spirito. Poi lui che interviene quando tu inizi a perdonare, sai che interviene? Cioè, quando tu ti attivi, no, dici: io voglio fare la volontà, voglio camminare nello spirito. Dici: mi ha calpestato il callo, che faccio? Gli do uno schiaffo o lo perdono? Tu puoi attivare lo spirito della carne, un bello schiaffone, oppure attivi lo spirito e dici: hai misericordia, lo perdoni. E chi è che interviene in quel momento, proprio in quell'attimo?
quando tu decidi, interviene lo Spirito Santo, dice, ecco qua, ecco uno che vuole seguire il mio spirito, io lo sostengo, gli do la forza. Io mi ricordo un giorno, eravamo col pastore Gilberto e io dovetti superare le mie prove. Una delle prove che ho superato, si è avvicinato un posseduto che ce l'aveva col pastore, perché quando il pastore predicava la parola di Dio, lo spirito che era dentro si reagiva. Questa è partita a dare un pugno. Io ero a fianco a lui, non mi sono spostato per fargli prendere il colpo al pastore, mi sono mantenuto nella posizione. Ho ricevuto un pugno proprio piano piano qua. Il pastore mi ha messo la mano addosso, non ho sentito nulla, né neanche lo spirito, quella cosa di reagire. Un miracolo. Perché in quel momento è intervenuto lo Spirito Santo, ve lo dico 100%, a mettere forza, pace, misericordia, perdono e a non sentire neanche dolore. Lode Gesù Cristo. Ve lo testimonio davanti a Dio, davanti al Signore. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù. Chi è che interviene quando noi vogliamo fare la sua volontà? Lo Spirito Santo che è con noi. Dice, ma mi ha calpestato il calletto. Lode Gesù Cristo. Chi interviene se noi vogliamo fare la sua volontà? Il suo Spirito, che egli ha acquistato per noi sulla croce. Egli ha compiuto l'opera della croce per dare il suo spirito alla Chiesa. Il suo spirito abita nella Chiesa, è in mezzo a noi. E non abita in queste mura, dice, e tocco un muro. Non abita nel muro. Dice, no, nel pilastro, neanche. Abita nei cuori di coloro che credono. Lode Gesù Cristo. C'è qualcuno che crede nello Spirito Santo e lo invoca e lo desidera? Ecco, egli abita là, abita nel mio cuore, perché lo desidero, lo invoco tutti i giorni, tutti i momenti. In quei momenti che quando uno decide di rispondere con lo spirito della carne, lo Spirito Santo non c'entra. Lode Gesù Cristo. Ecco perché diventiamo un elemento, la comunione, un elemento sovrannaturale. È lo Spirito di Dio che ci rende sovrannaturale, che ci rende diversi. Sai chi ci rende diversi? È lo Spirito Santo. Sai chi ti può cambiare? Che cambia le persone? Ti posso assicurare che lo Spirito Santo, quando abita in una vita, lo trasforma e lo rende ogni giorno più simile a Gesù. Lode Gesù Cristo. E quando lo Spirito Santo abita dentro di noi, sai che cosa noi vediamo? Riceviamo la rivelazione. Ci viene rivelato. Ci viene rivelato il regno di Dio, le cose di Dio. Tu inizi a vedere i contorni del regno, che prima non vedevi. Inizi a vedere tutto ciò che prima era invisibile. È lo Spirito Santo che ti illumina. Inizi ad avere onore e rispetto per le cose di Dio. Inizi ad avere doppio onore per il pastore, inizia ad avere timore dell'autorità, ma questo viene dal rapporto con Dio. Ecco perché io sono contrario, non è una caserma la chiesa dove tu devi impartire gli ordini, è la fede, è il rapporto con Lui che ci fa vedere tutto il resto, che ti fa vedere le cose soprannaturali, è la fede.
il rapporto con Lui. Noi dobbiamo curare, io vi devo aiutare a crescere nel rapporto con Lui, perché anche la vostra vita cambierà. Non sarà più una vita normale, sarà una vita soprannaturale. Perché quando lo Spirito di Dio tocca, sai cosa fa? Intanto toglie tutto il male, lo sottomette, lo Spirito Santo, proprio lo schiaccia. Lo Spirito di Dio lo schiaccia, lo tiene sotto. E poi tutto ciò che è buono viene implementato. Tutti gli elementi positivi della nostra vita vengono implementati. Lode Gesù Cristo. Ed ecco che Egli trasforma, ecco perché Egli trasforma in bene, e noi iniziamo ad avere una somiglianza con Gesù. Sai che man mano che noi crediamo, noi prendiamo le sembianze. Prima nel carattere. Lode Gesù Cristo. Dice, com'è possibile? È lo Spirito Santo, fratello, sorella. È lo Spirito di Dio. Quello che poi mette lo zelo, l'interesse, l'onore, il rispetto, il timore, è lo Spirito Santo. Quello che ti dice, quello che devi fare e non devi fare, non è un vademecum, è lo Spirito di Dio. Che quando abita lo Spirito Santo, tu certe fesserie non le fai. Perché c'è il timore di Dio. Perché ognuno di noi è libero. Ma quando c'è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo ti conduce e ti fa stare nei limiti. Invochiamo lo Spirito Santo, fratelli. Glorifichiamo il suo nome. Lode Gesù Cristo. E c'è un luogo dove noi possiamo avere comunione con il suo Spirito, che è la Chiesa. È la comunione fraterna. Anche per quelli lontano, siamo in collegamento nello Spirito e noi riceviamo poi, essendo in comunione con il corpo di Cristo, il suo Spirito, la sua unzione, la sua benedizione, la sua forza, la sua sapienza. Ed Egli ci guida. Noi ogni giorno noi compiamo cose nuove, pure io da ministerio affronto cose nuove, non è che c'è, io c'ho, aspetta, il manuale operativo del pastore, non esiste. Voi pensate che c'è il manuale, tipo il manuale dell'architetto, del geometra, del ragioniere? Non c'è quello del... È tutto qua, quello che è scritto è tutto qua dentro. Poi la grande parte, la parte più importante è nello Spirito. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ti interessa lo Spirito Santo? Invocalo, chiediglielo. Prepara la tua casa, la tua vita a far albergare lo Spirito di Dio. Togli tutto ciò, togliamo tutto ciò che non va bene, perché Egli non può abitare in un luogo dove non c'è onore per Lui. Lo dobbiamo onorare, dobbiamo purificare. Ecco, quello sta a noi, quella nazione che dobbiamo compiere noi, quella della purificazione, quella della fare la sua volontà, di accendere, diciamo, il collegamento con Lui. Questo è un interesse, se noi vogliamo vivere in rapporto con Lui. Vogliamo vivere i doni suoi, deve essere un interesse nostro. Se a te interessa ricevere le cose sovrannaturali e vivere una vita diversa, devi decidere tu. Sei tu. Questa sera c'è il consiglio di Dio, ma siamo noi a dover decidere. Questa sera decidi tu. Chi è che decide? Io. Devi decidere tu. Non posso. Sera per me. Eravamo super santi,
Ma io non ti posso dire tutti i minuti quello che devi fare, perché oltretutto che ti arrabbi con me se ti dico non fare questo, non fare. Dice Mizia, l'uomo più odiato sei tu, tu sai, tu conosci. Questa sera c'è la sua parola, c'è la predicazione. Tu sai ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Mettilo in pratica. Inizia a purificare la tua vita affinché lo Spirito Santo possa albergare dentro di te e ti possa guidare in ogni cosa. Lo Spirito di Dio ti guida in qualsiasi cosa. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E lo Spirito Santo sai cosa fa quando abita? Mette pace, mette gioia, mette amore fraterno. Sai cosa mette dentro di noi? Oh, odio. Oh. Lui sì, lui no, 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 no. Tu, fratello, tu, sorella, qui. C'è l'amore fraterno. Che l'amore di Dio non è l'amore quello che pensiamo dove ti porta il cuore, è l'amore fraterno, l'amore di Dio, un amore soprannaturale, un amore di pietà, misericordia, mista a timore, perché noi non vogliamo avere comunione col peccato, ma con lo Spirito di Dio. Quindi io, tutto ciò che è amorevole, che viene, che è buono, io nello Spirito Santo voglio avere comunione, ma tutto ciò che non è da Dio io lo scarto. Lode Gesù Cristo. Io ho comunione con voi nella parte, io voglio avere comunione, ma noi possiamo avere comunione nello Spirito di Dio. Cioè la nostra comunione è nello Spirito Santo, non nella carne, nello spirito umano, nell'interesse umano, ma nell'interesse di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Là ci ritroviamo alla grande. Lode Gesù Cristo. Là c'è grande condivisione, grande comunione. C'è affetto, c'è amore, c'è misericordia, c'è comprensione. Lode Gesù Cristo. Ti interessa questo? E allora alziamoci in piedi. Siamo noi che dobbiamo decidere. Siamo noi che attiviamo ogni cosa. Dipende da noi, dipende, sorella, da te, fratello, da te, da me, dipende da noi. Lode Gesù Cristo. In quale natura vuoi vivere? Vuoi vivere lo spirito della carne che tende alla morte, o vuoi vivere secondo lo spirito per vivere la vita, cioè il processo di vivificazione, di benedizione? Quando noi viviamo il processo dello Spirito di Dio, viviamo il processo di vita, di benedizione. Tutto viene toccato dal bene, dal suo Spirito, dalla vita. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi si sente può pregare. Qualcuno sente di ringraziare il Signore, lo può fare. Lode Gesù Cristo.